Salve a tutti ragazzi, io sono Andrea Mereu. Allora, in questo intervento volevo esprimere un pensiero chiaro e diretto rispetto a ciò che penso sulle varie trattative di mercato che al momento non abbiamo ancora una ufficialità, ma dovrebbero essere ufficiali veramente nel giro delle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. Sto parlando ovviamente della trattativa Murru-Cigarini e della trattativa Miang-Ghe. Allora, andiamo di pari passo, andiamo una cosa per volta. Anzitutto, Murru-Cigarini. In questo caso partiamo dall'aspetto tecnico-tattico di valutazione di mercato. Io vi dico che questa operazione di mercato è un'operazione giusta che fa il Cagliari, perché partiamo dal presupposto che Murru non era incedibile, e non è incedibile per quale motivo? Perché non abbiamo un terzino sinistro in questo momento in rosa, Murru, che ci garantiva delle prestazioni di una continuità tale di tutto il campionato, e quindi diciamo no, senza Murru non possiamo giocare. L'ho detto chiaramente, se avessimo deciso di confermare Murru il prossimo anno ci saremmo stati tutti, io ci sarei stato personalmente. Perché? Perché è un classe 94, perché può ancora crescere, perché magari questo poteva essere l'anno della consacrazione, benissimo. Ma stiamo comunque ragionando di una cosa potenziale. Ok, perfetto. Valutazione di Murru, 12 milioni. La società dice questo. La Sanderesi fa avanti, quindi vuole fortemente il giocatore. Il Cagliari dice 12 milioni. Però al Cagliari interessa anche Cigarini. E anche qui il discorso del centrocampista, che qualcuno dice: ah, Cigarini è trentenne. Sono d'accordissimo, anch'io non è che fossi contentissimo dell'idea che venisse un trentenne a Cagliari. Ma se Rastelli, che è il nostro allenatore del Cagliari, decide che Cigarini è il giocatore ideale per uno schema di gioco, perché gli manca un giocatore con quelle caratteristiche, allora va bene per quale motivo? Perché comunque un Cigarini che ha 30 anni ha ancora sicuramente 3-4 anni buoni per poterli fare eventualmente, nel caso a livello ipotetico. E allora, nel momento in cui la Sampdoria mette nel piatto Cigarini, che valuta magari 3 milioni di euro, alla fine, come si suol dire in questi casi, le parti si incontrano, il valore di mercato di Murru da 12 magari scende a 10, che è un valore che ci può stare, e la trattativa si conclude. Io vi dico che su un profilo appunto tecnico, tattico e di valore di mercato e quant'altro, è un'operazione che ci può stare tranquillamente. Non ci sarebbe stato uno scambio, come già detto, alla pari, nello specifico anche quando c'era Regini di mezzo. Anzi, vi dirò di più: il fatto che Regini non sia venuto per me è un bene, perché onestamente non lo valutavo come profilo ottimale in sostituzione di Murru, e quindi va più che bene. Un conguaglio economico 7 milioni più Cigarini va benissimo. Questo è il discorso Sampdoria con Murru e Cigarini. Sul discorso Miang-Ghe, ovviamente, faccio questa valutazione. Stiamo parlando, ragazzi, di un classe 97, quindi che ha 20 anni, che ha ancora tutto da dimostrare, che è sicuramente una scommessa, certo, ma anche Murru, da un certo punto di vista, sarebbe stata una scommessa, se ci pensiamo, perché anche l'anno che sarebbe arrivato non ci avrebbe dato delle garanzie rispetto alle sue prestazioni. E allora, che cosa voglio dire con questo? Che nel momento in cui il giocatore viene cercato nella società, nel momento in cui probabilmente lo stesso giocatore Murru valuta positivo il trasferimento per un suo salto di qualità, perché lui stesso sicuramente poi alla fine ha insistito per poter andare alla Sampdoria. Perché? Perché ha valutato oggettivamente concreta questa cosa, e soprattutto l'ha valutata positiva per un discorso ambientale, perché comunque a Cagliari ultimamente, anzi ultimamente, negli ultimi anni l'hanno sempre un po' criticato e tutto il resto. E allora che cosa voglio dire con questo? Voglio dire semplicemente che alla fine giustamente si decide di puntare su che cosa? Su un giovane, su una scommessa, però su una scommessa che 6 mesi a Cagliari li ha passati, ha giocato poco, è vero, ma è probabile che, come qualcuno mi diceva, magari abbia giocato anche poco volontariamente, nel senso che la società e l'allenatore hanno deciso di non esporlo troppo, perché magari in allenamento hanno visto le potenzialità che può avere questo ragazzo. E allora dico che se l'Inter alla fine ce lo va a cedere a 3 milioni e mezzo, ma ci inserisce in una clausola un diritto di ricompra per i primi 3 anni di 10 milioni, qualcosa vorrà dire, cioè vuol dire che questo è un ragazzo su cui ovviamente crede e che possa diventare un campione futuro eventuale. E allora, ripeto, visto che a noi comunque adesso interessa l'aspetto ovviamente tecnico-tattico della prossima stagione e delle prossime 2 o 3 stagioni che verranno, Miang-Ghe può essere assolutamente un giocatore ottimale da quel punto di vista. Perché dobbiamo essere critici nei confronti di questa possibilità? Dico io. È vero, non è sarda come Murru, ok? Anch'io sono per l'identità, per il senso di appartenenza, l'ho detto assolutamente sempre. Però, ragazzi miei, dobbiamo anche valutare che oltre al senso di appartenenza ci devono essere tante altre cose. E al di là dell'aspetto tecnico, tattico e qualitativo, ci deve essere anche un discorso di impegno, di attaccamento serio alla maglia. Murru probabilmente, dal mio punto di vista, non ha mai dimostrato questo. Ed è forse i tifosi del Cagliari lo hanno criticato anche molte volte spesso per questo. Faccio un esempio concreto e qui concludo il mio intervento. Francesco Pisano,
che, come sapete, insomma, giocava sulla destra, lo sapete perfettamente, non era esattamente il top in quanto a qualità, eccetera. Ma a me personalmente piaceva. Per quale motivo? Perché ci metteva l'anima, ci metteva l'impegno. Era veramente uno di quelli che non mollava mai. Poi tecnicamente magari non era un fenomeno, tatticamente qualche volta faceva delle cappellate, va bene, però io personalmente l'ho stimato e l'ho amato come giocatore semplicemente perché comunque era una che ci metteva passione. In Murru non ho mai visto questo e ho sempre sperato di potercelo vedere. Anche la fascia di capitano, che spesso e volentieri ha avuto, non l'ha rappresentata al meglio quella fascia di capitano. Quindi questo è l'unico mio dispiacere personale che ho nei confronti di Nicola Murru. Spero per lui e auspico per lui, rispetto a tanti pseudo tifosi, secondo me, perché sono pseudo tifosi quelli che lo infamano, che appunto infamano la sua famiglia e che vanno appunto a commentare sui suoi social con dei commenti veramente indegni. Io gli auguro tutto il bene possibile perché comunque Nicola, sicuramente è un ragazzo che merita chiaramente il meglio da questo punto di vista, però adesso noi dobbiamo pensare al nostro. E il nostro, dico ragazzi, di non essere critici nei confronti della società, perché credetemi, la società, dal mio punto di vista, in tutto questo grande ambaradan di trattative, ha fatto la scelta migliore. Ovviamente a livello, proprio ripeto, di valori tecnici, tattici, eccetera. Poi sarà il campo, ovviamente, a decidere tutto. E il campo ci dirà se abbiamo fatto bene o male. Ma al momento essere catastrofisti o essere appunto anche dall'altra parte, ah, abbiamo fatto un mega affare, eccetera, non ha senso. Stiamo nel mezzo, aspettiamo appunto di vedere in campo la formazione, la squadra e vedremo appunto che cosa poi succederà. Ok, questa è la mia valutazione, il mio pensiero personale. Ovviamente voglio sapere che cosa ne pensate voi, quindi fatelo commentando qui sotto al video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace alla pagina Facebook se non l'avete ancora fatto, condividete il video e noi ci vediamo presto con un altro intervento. Un saluto a tutti, forza a casa di tutti e ci vediamo presto. Ciao ciao!